Non è facile ottenere il diploma da leone. Io lo so, ho fatto il corso. Innanzitutto mi hanno dato in dotazione un vero costume da leone con tanto di criniera. Poi avevo un maestro professionista. Tu sei il nuovo allievo? Sì. Ci sono 7 passi per ottenere il diploma da leone. Ci vogliono coraggio e costanza. Sei pronto? Sì. Bene. Primo passo. Sembrare feroci. Per sembrare feroci bisogna tirare fuori gli artigli, mostrare i denti, spalancare le fauci. Entra ferocia, esci ferocia. Entra ferocia, esci ferocia. Entra ferocia, esci ferocia. Ma il mio maestro non si è impressionato. Passo 2. Il ruggito. Il ruggito nasce dalla pancia di un leone. È lì che devi andare a pescare il seme di tutta la grinta che c'è in te e tirare fuori il tuo personale ruggito. Ok, entra ruggito, esci ruggito. Entra ruggito, esci ruggito. Entra ruggito e... Debole. Passo 3. Scegliere cosa mangiare. E a quel punto è entrato un cameriere con una lista. Ecco a voi il menù della giornata. Ve lo illustro brevemente. In tre, come entrée, abbiamo un brodo di iguana biologica in salsa verde e degli arrosticini di antilope grigliata. Le portate principali di oggi: pantegana in crosta, arrosto di gru allevato al pascolo, polpettone di formichiere ripieno di formiche e per finire timballo di facocero. E poi il delizioso dessert, tiramisù di zebra. Non c'è qualcos'altro fuori menù? Tipo spaghetti al pomodoro? Noi leoni non mangiamo spaghetti. Passo 4. Movimenti furtivi. Un leone sa sempre dove andare. Quando si muove, lo fa silenziosamente, come se fosse invisibile. Entra invisibile, esci invisibile. Entra visibile, esci invisibile. Entra invisibile, esci invisibile. Non va bene. Passo 5. La corsa. Lo vedi quell'albero in cima alla montagna? Quello? Sì, ti aspetto lì tra 5 minuti. Oh! E così ho iniziato a correre, a correre, a correre, a correre, a correre, a correre. Oh! Sono arrivato dopo un'ora. Mamma mia, che sudata, eh! Marchi male, ragazzo. Passo 6, il balzo. Lo vedi? Quella signora, la vedi? Quella che sta passando sul marciapiede. Ah, quella che parla al telefono e sride. Sì, quella.
Ora tu dovrai andarle alle spalle e saltarle addosso con un balzo. Ma così si spaventerà a morte. È quello che fa un vero leone. Va bene, allora io mi nascondo qui, e adesso quando lei passa. Una coccolina, dai, vieni qui, bel micetto. Vieni, 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 dai, vieni, micetto bello. Non stai andando bene. Passo 7: fare la guardia. Vedi animali nei dintorni? Sì, lì, gatto. Amico o nemico? Amico! Anche quel cane che lo rincorre? Rabbia che c'era in me è uscita fuori. Io ho tirato fuori gli artigli, ho mostrato i denti, ho aperto le fauci, ho iniziato a correre, a correre, a correre, e mi sono saltato addosso con un balzo feroce. Oh, il cane è scappato via e anche il maestro si è impressionato. Così ho ottenuto il diploma da leone. Ne sono molto fiero. Anche i gatti del mio quartiere. Adesso sono tutti miei amici.